50 milioni di euro saranno disponibili per investimenti nei settori del turismo, rifiuti, difesa della costa, ciclo idrico integrato, bonifica e messa in sicurezza di discariche, beni culturali, impianti sportivi e politiche sociali. Ne ha dato notizia il presidente della regione Luciano D'Alfonso, che a Roma si è incontrato con il direttore generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo e Questione Economica, Vincenzo Donato. Sempre nella riunione romana si è appreso che nell'ambito delle iniziative in preparazione alla programmazione 2014-2010 il Ministero sta predisponendo gli strumenti per creare una banca dati dei progetti, procedendo al finanziamento di una serie di attività propedeutiche in settori ritenuti strategici. Tra questi, la giunta abruzzese ha indicato il comprensorio della Val di Sangro per interventi relativi alla continuità di energia e allo sviluppo di internet ultraveloce, il porto di Pescara per interventi relativi all'incremento di servizi scalo passeggeri, croceristica, merci, l'istituto zooprofilattico di Teramo, che costituisce l'eccellenza nel panorama della ricerca, per interventi di potenziamento dei laboratori e delle attrezzature di ricerca che, confrontandosi con un mondo sempre più in evoluzione, hanno bisogno di sostegno. Parliamo dello svincolo di circa 50 milioni di euro e della possibilità, con i fondi reperiti con l'Expine, di poter procedere in fretta, grazie anche a questo incontro che è stato molto positivo, per poter, diciamo, essere leva di sviluppo per alcune importanti linee di azione e aree. Oltre a questi 50 milioni e allo sblocco dell'Expine, anche la possibilità di procedere a ulteriori convergenze per sviluppare ulteriori tre iniziative significative legate alla Val di Sangro, legate alla portualità Pescara e legate anche all'Istituto Zooprofilattico a Teramo. Si tratta di iniziative molto molto importanti per la nostra regione e soprattutto di una relazione che con il Ministero dello Sviluppo Economico è stata molto positiva.